Eccoci. Shalom a tutti, saluto e ringrazio molto il folto pubblico che anche questa sera affolla la nostra lezione. Come sentite, chi ci ascolta, le risate indicano effettivamente la partecipazione molteplice. E riprendiamo il nostro studio di Mishnah e di Gemara. Siamo nel Perek Hamevi, il quarto capitolo del Trattato di Itza, da Flamed Alef Amud Alef, foglio 31, prima facciata. Beh, in realtà abbiamo già cominciato l'ultima volta a studiare la Mishnah e la prima parte della Gemara. Riassumo brevemente perlomeno i capisaldi di quello che abbiamo detto, in maniera poi da poter continuare. Mi propongo oggi di finire lo studio della Gemara su questa Mishnah e poi di studiare con voi la Halakha sullo Shulchan Aruch e la Mishnah Berurah, perché anche lo studio di questi ultimi testi fornisce dei chiarimenti notevoli per la Sugya, oltretutto, non soltanto per la conoscenza della Halakha pratica, ma anche per capire alcuni meandri del ragionamento, chiamiamoli così. Cosa diceva la Mishnah? La Mishnah affronta il problema se e come si possono raccogliere dei legni o legnetti. In questo caso si parla di legnetti più che di legni parleremo nella Mishnah prossima, se Dio vuole. Allo scopo, evidentemente, di utilizzarli per la cucina o comunque qualche cosa inerente all'osservanza di lutto. Cosa dice la Mishnah? Nevi'im etzim min ha'asadeh, min ha'mechunas, umina kapef afilu mina mefuzar. La prima frase della Mishnah dice che si possono prendere, prelevare legni dal campo purché questi legni fossero già stati raggruppati o accatastati da prima della festa, ma se li preleva dal karpef, cioè da un terreno recintato che in genere circondava le città, vi ricordate, a fillu mina mefusare, dal terreno recintato si possono prelevare legni anche se sono sparpagliati. Qual è la ragione di tutto ciò? Ci siamo soffermati sul fatto che c'è a questo proposito una discussione dei rishonim, cioè dei commentatori medievali. La linea interpretativa di Rashi e delle Tosafot ritiene che il problema che la Mishnah pone qui è un problema di mukze. E quindi, che cosa ci verrebbe a dire la Mishnah? Che se si è fatto da prima di Yom Tov un atto di appropriazione di questi legni, i legni non sono più mukze e possono essere prelevati, altrimenti è proibito. La Mishnah fornisce due possibilità di atti di appropriazione. Il primo è quello di aver raggruppato o accatastato la legna appunto da prima della festa. E questo atto rende valido, rende permesso il prelievo della legna anche min hasadeh, cioè da un terreno non recintato, purché naturalmente sia dentro il Techum Shabbat o Techum Yom Tov, altrimenti non è raggiungibile dagli abitanti della città. La seconda possibilità è che la legna si trovi in un terreno recintato, nel qual caso, anche se è sparpagliata, va bene lo stesso, perché il recinto designa già una appropriazione del terreno, d'accordo, che rende superflua, almeno secondo l'opinione della Mishnah, il fatto di aver accatastato o meno la legna prima di Yom Tov. È chiaro? Quindi si distingue fra Mechunas e Mefusar da un lato, fra Sadeh e Karpef. Sadeh è l'aperta campagna, il Karpef, abbiamo portato la volta scorsa anche un parallelo nella Mishnah di Eruvin, è un terreno recintato non a scopo abitativo che normalmente circondava i centri abitati. Forse proprio allo scopo di fornire la legna di cui evidentemente la gente aveva combustibile, aveva bisogno, essendo allora uno dei principali combustibili. Questa è la prima interpretazione. La seconda linea interpretativa è quella del Ran,
e anche di questo mi sembra che ne avessimo accennato la volta scorsa, il quale non parla di mukze alla base della discussione della nostra Mishnah, ma parla di un'altra cosa. Raccogliere la legna potrebbe rientrare nell'ambito di una melachà proibita di Yom Tov. Questa melachà si chiama me'amer e consiste nel fare covoni. Questa è la definizione tecnica della melachà e comprende raccogliere vegetali nel luogo in cui sono cresciuti. Si parla ovviamente sempre di vegetali staccati dal terreno, comunque anche nel nostro caso, allo scopo di metterli insieme e di renderli fruibili. La melachà di Me'amer è una melachà legata alla preparazione del cibo e quindi di Yom Tov, Minat Torah, dovrebbe essere permessi, ma i Chachamim l'hanno proibita insieme ad altre, perché normalmente questa operazione si fa non solo per il giorno stesso, ma anche in forma industriale, diciamo così, per i giorni a venire, e se la permettessimo, anche se la Torah di fatto la permette, c'è il rischio che uno trascorra la propria giornata festiva a lavorare in questo modo anziché godersi la festa. A questo punto, com'è che la Mishnah permette a certe condizioni il mur di questa legna? E su questo il Ran e altri commentatori che seguono questa linea dicono che evidentemente non è un vero e proprio immur, nel senso che il immur è proibito soltanto, come dicevo un attimo fa, dove i vegetali sono cresciuti, nel terreno in cui i vegetali sono cresciuti, esattamente come quando si formano i covoni, li si forma sul campo sul quale il frumento è stato mietuto. Dobbiamo pensare che questa è legna di riporto, che qui ci riferiamo a un terreno dove la legna non è cresciuta, è stata riportata, e c'è soltanto un problema di nir'ekim amer, di dare l'impressione di compiere il muro. E in questo caso, evidentemente, facendo degli accorgimenti, come quello per esempio di aver già accatastato la legna prima di Yom Tov, a questo punto il muro tecnicamente non esiste più e se ne va anche quel minimo di divieto rabbinico che avrebbe potuto esserci. Se viceversa la legna è mefusal, è sparpagliata, cioè se non è stato fatto uno di questi famosi accorgimenti, il problema qui non è tanto l'appropriazione della legna quanto il raduno tecnico della legna stessa. Se questo raduno, questo raggruppamento della legna non è stato fatto, si rientra perlomeno in una situazione in cui si è mir ekim amer, si dà almeno l'impressione di radunare la legna, cosa che rientra nella sfera di una melachà politica. Vedremo poi quali possono essere le conseguenze tecniche del fatto di interpretare la Mishnah secondo una linea, quella del Mukzeh, di Rashi e Tosafot, o seconda della linea del Nir Ekim Amer, del Ra. Ci possono essere delle conseguenze pratiche. Posso chiedere una cosa? Prego. Io vedo che la questione del Me'amer è stata sostanzialmente scartata dalle Tosafot, no? Dico, questo sicuramente non è, dice. E nonostante il fatto che, ora i motivi, qui non riesco a seguirli, nel senso che vedo che richiama un altro Daft la Gemara che sicuramente non so. Però nonostante questa posizione così secca delle Tosafot, i commentatori successivi danno due interpretazioni diverse. Danno due interpretazioni diverse. Le Tosafot scartano la questione del Me'amer proprio perché dicono dobbiamo pensare che qui non è Bincoma Bincul, e quindi il Ran effettivamente affronta l'argomento in maniera diversa. Dice ci può essere qui un problema di Me'amer o perlomeno di Nir Ekim Amer. Quindi diciamo in linea generale
talvolta non c'è problema in qualche modo a uscire su una posizione contraria rispetto alla tussafot. Anche quando il Tussafot si esprime in modo molto secco, molto Attenzione, secco. una delle difficoltà che si hanno nello studio della Gemara, qui faccio un discorso metodologico, è che oltre alle difficoltà di interpretazione del testo, c'è il fatto che questo testo, forse proprio perché è difficile, può essere letto in maniera diversa. Sì. Non c'è una lettura univoca della Gemara. Per questo leggiamo la Gemara, studiamo la Gemara sotto il prisma dei Rishonim, cioè dei commentatori medievali, ognuno dei quali ha il suo modo di vedere il testo. E quindi questo sviluppa almeno altrettanti ragionamenti diversi. Il problema di Nir Ekim Aber nel Rane è legato anche ad un altro fatto, e cioè ci si preoccupa del fatto che uno potrebbe dare l'impressione, per esempio, di raccogliere legna per più giorni, anche in questo caso. Ci sono diversi aspetti, adesso qui ho cercato di semplificare il più possibile la materia per condensarla intorno a questi due poli. Rashi e Tosafot dicono Mukzeh, il Ran dice che c'è un problema di Me'amer. Ognuno ha il suo modo di leggere il testo, poi lo Shulchan Aruch, i suoi commentatori dovranno tenere conto evidentemente di queste posizioni diverse. È chiaro fin qui? La Gemara su questo punto ci dice che in realtà la Mishnah, così come l'abbiamo studiata finora, riflette l'opinione di un singolo. E riporta l'opinione di Meshemuel, secondo cui viene codificata la Halakha, per cui in pratica en nevi'im etzim ella mina mechunasim shebakar tef. Si possono in realtà prelevare legni soltanto in presenza di entrambe le condizioni. Non ne basta una sola, come diceva la Stam Mishnah, ma ci vogliono tutte e due. Deve essere legna già accatastata da prima di Yom Tov dentro il Karpef. E vedremo poi quale sarà, come lo Shulchan Aruch sviluppa l'Halakha. D'accordo? C'è poi un caso laterale che la Gemara affronta, ed è il caso in cui invece di prelevare legna noi ci accontentiamo di foglie secche. Su questo c'è una differenza rispetto alla legna, ed è che Applicare sopra un le ferro. foglie secche si spostano al vento molto più facilmente dei legnetti. E quindi, anche se sono mechunnasim, concentrati da prima di Yom Tov, dato che se soffia il vento li sparpaglia, questo fa sì che le foglie siano considerate comunque sparpagliate e quindi non raccoglibili. A meno che, dice la Gemara, non mettiamo su di esse un manà, Shulchan Aruch dirà un kli kaved, un recipiente pesante, in maniera tale che una volta che sono state concentrate sotto questo recipiente non si spostino più. Il problema che voglio affrontare con voi oggi è relativo alla seconda parte della Mishnah. La Mishnah si interroga Ezehu Karpef. Siamo alla fine della seconda riga della pagina. A questo punto la Mishnah stessa si interroga su cosa si intende per Karpef. Visto che c'è una differenza fra Sadeh e Karpef, vogliamo sapere in cosa consiste il Karpef. Kol shesamuch la'ir divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, si intende per Karpef tutto ciò che è samuch la'ir, vicino alla città. Quasi appoggiato. Potrebbe... Cosa significa samuch la'ir in termini di metratura? Rashi dice semplicemente samuch la'ir mamash. Questo ha fatto divertire molto i miei allievi Chabad. Mamma mia. Che non l'avevo pensato.
Ma... il Rosh, il Rashba e il Ran dicono Shirim Amot Veshiraim, cioè Shnei Shlishei Amma, abbiamo ragionato la volta scorsa su queste misure, 70 Amot e 2 terzi, che è domanda. La larghezza del Karpef in Massechet Eruvin. Perché è la radice quadrata di 5.000, perlomeno in forma approssimativa, e 5.000 amot quadrate era la superficie del Chazar Mishkan. Andate a vedere tutto questo nel quinto capitolo di Eruvin. Si tratta, Samuch Lair, in pratica di qualche cosa che è immediatamente fuori dalla città, attiguo alla città. Va bene? Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda. Ma quello che diciamo, se come era uso, no? Insomma, all'interno delle città c'era una parte abitata, una parte esatto. Non. Però è tutto recintato. Tutto recintato. Ucaf se lo recendirà. Ma quel, quindi sarebbe possibile che una parte della, diciamo, dei campi recintati non facciano parte quando sono quando la città è diciamo non facciano parte del Karpef, è possibile teoricamente. Qui si ragiona proprio su cosa sia il Karpef. Quindi uno tendenzialmente sarebbe possibile. Beh, che adesso lo vediamo. Fin qua abbiamo studiato l'opinione di Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice invece kol shenichnasin lo befotachat va afilu betoch techum shabbat. Per Rabbi Yossi non è tanto la metratura che conta, la vicinanza o la lontananza dalla città, purché sia tutto dentro il Techum Shabbat, o Techum Yom Tov, cioè le 2000 amot in cui è concesso di spostarsi fuori dalla città, altrimenti non è raggiungibile dagli abitanti. Quello che conta, apparentemente, ad una lettura piana della Mishnah, è che questi terreni siano recintati in modo da escludere gli estranei, cioè chiusi a chiave. Questo vuol dire kol shenichnasin lo befotachat. Potachat come l'ebraico più moderno, ma non solo il mafteach, si trova in realtà anche nella Mishnah, nella Gemara, la chiave, il lucchetto. Questa è la differenza, secondo Rabbi Yossi, fra Karpef e Sadeh. È chiaro adesso? È una machloket. Però attenzione, questa machloket è oggetto a sua volta di una machloket nella Gemara. Voi credevate che le cose fossero così semplici. Quali possono essere? Ci sono almeno, la Gemara dice, ci sono due possibili letture di questa machloket. E si basano su due letture in particolare dell'opinione di Rabbi Yehuda. Quando Rabbi Yehuda dice che per lui il Karpef è kolshe samuch lair, dà per scontata anche l'altra condizione, cioè che siano terreni chiusi a chiave, oppure no? Adesso lo vediamo questo nella Gemara. Secondo una lettura di questa machloket fra Rabbi Yehuda e Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda richiede tutte e due le cose. Perché non è pensabile che un Karpef non sia chiuso a chiave, altrimenti che Karpef è? È un po' come la battuta da dove si impara che Moshe Rabbeinu girava con la kippah, anche se nella Torah questo non è mai scritto, non si parla mai della kippah nella Torah. Ma ve lo immaginate voi Moshe Rabbeinu che gira senza kippah? Inconcepibile. Allo stesso modo qui non possiamo concepire che Rabbi Yehuda immagini un Karpef senza potachat, senza chiusura a chiave. Questa è la prima lettura della machloket e vedremo quali conseguenze ha sull'opinione di Rabbi Yossi. La seconda lettura dell'opinione di Rabbi Yehuda è no, letterale. La Mishnah dice che per Rabbi Yehuda Karpef è kolsha samuch lai, kolsha samuch lai. La potachat non ci interessa, non parla di potachat, e quindi perché dobbiamo per forza immaginarci che richieda anche il potachat? Ve l'ho introdotto, no? Vogliamo vederlo nella Gemara? Siamo a metà, saltiamo a metà della pagina, va bene? Ezehu karpef ibba'ayalehu.
letteralmente è stato domandato da parte loro, si è posto loro il problema. Qual è il problema? Echi ka'amar, come ha inteso dire, sottinteso Rabbi Yehuda, kol shesabuch la'ir vehu de'it le'ipotachat, tutto ciò che è vicino alla città, purché abbia il potachat, ve'atar Rabbi Yossi le Meimar, e viene a questo punto Rabbi Yossi a dire che vande it lei potachat afillu betoch shabbat name. Come si fa? E viene Rabbi Yossi a dire che dal momento che il terreno ha il potachat chiuso a chiave, anche in tutto il techum shabbat, anche è considerato ancora Katef, o Dilma Achikama. O forse così ha inteso dire Rabbi Yehuda, kol shesamuch la'ir ben de'it lepotachat ben de'let lepotachat, tutto ciò che è appresso alla città, sia che abbia la chiusura a chiave, sia che non ce l'abbia, e allora ve'atar Rabbi Yossi le memar, אפילו בתוך תחום שבת ודווקא דעית לפותחת אבל לת לפותחת אפילו סמוך לעיר נמלה אביינה רבי יוסי אדירה אנקה פרטוטו אל תחום שבת פורקה אבי אל פותחת מסנונה אל פותחת נומה קונסידרטו כפף נפוד אל תרבנו סמוך לעיר אבנסו על השיטה. Ho letto la שאלה della Gemara fino in fondo, l'ho tradotta per darvi l'idea del testo. A questo punto commentiamo paro le due letture. Se noi in pratica la prima lettura considera l'ipotesi che per Rabbi Yehuda siano necessarie entrambe le condizioni, cioè che ci sia, che debba per essere considerato carpef e quindi terreno dal quale prelevare i legni già accatastati, bisogna che sia Samuch Lahir, vicino alla città, e anche che sia un terreno chiuso a chiave, un terreno dotato di potachat o mafteach. In questo caso, se Rabbi Yehuda la pensa così, interpretiamo Rabbi Yossi nel senso, per me ne basta una sola delle due, quale che sia. Dal momento che il terreno ha potachat, non mi interessa più che sia per forza Samuch Lahir, anche nel resto del Techum Shabbat lo considero Karpef. E viceversa, se è Samuch Lahir, se è vicino alla città, non ho bisogno di Potachat. Può anche essere un terreno recintato, ma accessibile. Questa è la prima lettura della Machlok. La seconda lettura della Machloket, quindi nella prima lettura della Machloket, Rabbi Yehuda richiede tutte e due le condizioni e quindi è Machmir. Rabbi Yossi non può altro che essere Mekel nei suoi confronti, che essere facilitante nei suoi confronti, in quanto richiede una sola delle due condizioni a scelta e non tutte e due. Cosa succede nella seconda lettura della Machloket? Nella seconda lettura della Machloket, Rabbi Yehuda richiede solo Samuch Lahir. Giusto? Rabbi Yossi richiede che ci sia Potachat, con delle conseguenze per cui da un lato è più Mekel, ma dall'altro risulta più Machmir. Giusto? Perché se c'è potachat, dice Rabbi Yossi in questa lettura, anche in Techum Shabbat lo considero Karpef, a differenza di Rabbi Yossi, di Rabbi Yehuda, che richiede che sia per forza Samuch Lahir. Quindi, sotto questo aspetto, Rabbi Yossi è più un Mekel di Rabbi Yehuda. D'altro lato, però, dato che Rabbi Yossi
richiede per forza il potachat. Se il potachat non c'è, anche Samuch La'ir per lui non va più bene, a differenza di Rabbi Yehuda. E quindi da questo punto di vista è più machmir. Rabbi Yossi è più bekel di Rabbi Yehuda per quanto riguarda il Techum Shabbat, se è provvisto di potachat, è più bekel, giusto? D'altro lato risulta più machmir se non è provvisto di potachat anche sul Samuch La'ir, che lo esclude. È chiaro? Mi avete seguito? Come risolviamo questo invito? Tasheba. La Gemara risolve il problema riportando una prova dalla Mishnah stessa. Mide katanei Rabbi Yossi omer kol shenichnasin lo befotachat va'afilu betoch techum Shabbat. Mi seguite? Siamo a sette righe dalla fine della pagina. Shin mem shemamina, ascolti da qui. Rabbi Yossi parte le kulla ka'amar shemamina. Che Rabbi Yossi ha detto due cose in senso facilitante, ho inteso dire. Shemamina, ripetizione della formula, ascolti da qui. Amar Rav Sala, Amar Rav Yirmia, Alaha che Rabbi Yossi Leakel. Rabbi Yirmia conclude, dandoci anche la Alaha, cosa non comune nella Gemara, non comunissima, e la Alaha segue l'opinione di Rabbi Yossi in senso facilitante. Si tratta a questo punto di focalizzare meglio la questione. E per focalizzarla, vi invito a leggere insieme a me il Rashi che comincia con le parole Tarte le Kulla Kamar, cioè il Rashi che commenta la penultima parte della Gemara, qui dove dice Shema Mina Rabbi Yossi Tarte le Kulla Kamar Shema Mina, che ci aiuta a capire meglio questo passo che è a questo punto abbastanza sintetico. Siamo a due, alla seconda riga larga di Rashi. Ce l'avete? Alla fine della seconda riga larga di Rashi, no. Anzi, all'inizio della terza, a questo punto. Questo è un grassetto, no? Quello è un grassetto. No, no, no. Grazie. Che lomar mi de Rabbi Yossi nishma le Rabbi Yehuda dell'ar tarvai rubai. Qui si tratta di capire come viene in aiuto alla Gemara per risolvere il problema la frase della Mishnah Rabbi Yossi Omer kol shenichnasin lo befotachat va'afilu betoch techum Shabbat. Questo ancora non ci è chiarissimo e Rashi lo spiega, dice da questa frase di Rabbi Yossi si impara per quanto riguarda Rabbi Yehuda che non richiede entrambe le cose, cioè si risolve il problema a favore della seconda ipotesi della Gemara, per cui effettivamente Rabbi Yehuda richiede solo kol shesamuch la'ir, secondo il testo letterale della Mishnah. Ve Rabbi Yossi betarte akel. Rabbi Yossi, però, questo fin qui per quanto riguarda Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi è facilitante su entrambe le cose. Ve machshir besamuch belo fotachat, uv potachat belo samuch. Quindi si avvalora in pratica, direi, il Rabbi Yehuda della seconda lettura e il Rabbi Yossi della prima. Rabbi Yossi sarebbe facilitante in entrambe le cose, cioè rende kasher il karpef vicino alla città senza bisogno della serratura, e se c'è la ma se c'è la serratura per lui è kasher anche belo samuch, anche nel techum Shabbat. De sham inan le Rabbi Yehuda de ka'amar kol shesamuch la'ir ben deit le potachat, ben de led le potachat. Perché sentiamo quello che dice Rabbi Yehuda, il quale dice
Col Shesamuch Lair, semplicemente, per Rabbi Yehuda, sia che ci sia la serratura, sia che non ci sia. Ve ana lei Rabbi Yossi, e Rabbi Yossi gli risponde, col Sheyesh lo potachat, avilu betocha pechum. Se c'è la serratura, fin tanto che c'è la serratura, anche se si trova betocha pechum, cioè non più Samuch Lair, ve il Samuch, ma se è vicino alla città, loba e potachat. Non è richiesto per Rabbi Yossi la serratura. Dei Rabbi Yossi befotachat talata ama. Perché se Rabbi Yossi facesse dipendere tutta la questione dalla potachat, come abbiamo ipotizzato noi nella sua seconda lettura, da filu usamuch ba e potachat, per cui anche se il terreno è vicino alla città ci sarebbe bisogno del potachat, lo avalei le sayume, non avrebbe dovuto concludere la sua frase della Mishnah con le parole va filu betoch techum shabbat. Ella acha avalei le meimar, Rabbi Yossi, ella achi avalei le meimar, ma bensì così avrebbe dovuto dire la Mishnah, Rabbi Yossi omer kol shenichnasin la befotachat. Avrebbe dovuto semplicemente fermarsi alle parole kol shenichnasin la befotachat. Se per Rabbi Yossi tutto dipende solo ed esclusivamente dalla presenza della serratura, non avrebbe dovuto aggiungere va filu betoch techum shabbat. Dechevan dehavatamei kol, perché avendo introdotto la frase con la parola kol, tutto, avamashma de tzarich potachat samuch o rachok, lama li desiyem va filu betoch techum shabbat. Perché a questo punto avrebbe dovuto concludere con le parole va filu betoch techum shabbat, se tutto ciò che interessa a lui è il potachat, sia samuch o rachok, sia che sia vicino alla città, sia che sia lontano dalla città, e la leashminan, bensì le parole aggiunte da filu betoch techum shabbat non vengono ad altro che per farci sentire dell'oba e potachat e la levishdreshe e il samuch, che non c'è bisogno del potachat se non per permettere ciò che è lontano dalla città, che per lui è comunque permesso. Ve Rabbi Yehuda dell'oba e tarte name mereisha de Rabbi Yossi shemamina bidenakat kol shenichnasim la befotachat כיוון דחול הוא פותחת יתלעו, אך היא בעיה למתנה רבי יוסי אומר, אפילו בתוך תחום שבת. In buona sostanza, qual è la questione? Dice così, che dall'espressione di רבי יוסי nella משנה, כל שנכנסים לא בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת, impariamo che per רבי יוסי non è importante solo il פותחת, ma a lui basta una delle due opzioni per rendere permesso quel terreno come carpef. Se c'è potachat, afilu betoch techum shabbat, anche distante dalla città. Se non c'è potachat, samuch la'ir è comunque permesso. E la Gemara conclude dicendo che alacha che Rabbi Yossi le'akel. E quindi in sostanza, dice la Gemara, accogliamo questa lettura di Rabbi Yossi come halakha, cioè è sufficiente una delle due condizioni per considerare il terreno carpef e raccogliervi la legna che è già stata accatastata lì in Eretz. È chiaro? Chiaro o non chiaro? L'abbiamo fatto, eh? Daniele, ti vedo perplesso. No, 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 su questo, ma a parte stavo guardando lì che dice la tua foto. È una questione logica. Secondo la tua foto non fa né l'uno né l'altro, fa né culo né cumbra. Adesso vediamolo sul canale. Sì, lì c'è effettivamente una discussione su questo argomento. Cioè, si può parlare secondo la seconda lettura della seconda ipotesi che abbiamo detto, e cioè che Rabbi Yehuda faccia dipendere tutto da Samuch, e soltanto Samuch. E Rabbi Yossi faccia dipendere tutto solo da potachat e solo da potachat, se effettivamente si può parlare di culla o di khumra. Perché in realtà qui non è questione di culla o di khumra, non è una questione quantitativa, è una questione qualitativa.
sono due letture che non sono confrontabili dal punto di vista quantitativo. Guardiamo a questo punto la come si dice? Lo Shulchan Aruch, ce l'avete tutti? No, non te lo so. La mia domanda è la seguente. È proprio vero che lo Shulchan Aruch pasca la halakha come Rabbi Yirmiyah, e cioè halakha che Rabbi Yossi le Hakel? E quindi mi riferisco in parte alla domanda, all'osservazione che ha fatto Daniele un attimo fa sulla Kula e Humma. Vediamo cosa dice lo Shulchan Aruch. Ci riserveranno delle sorprese in realtà. Ci siete? Sul Haran tratta di questo argomento nell'Ilchot Yom Tov Siman Taf Kuf Alef 501 Saif Katan Gimel, a metà della penultima riga in alto, ovviamente lo Shulchan Aruch è in alto, a pagina 228. Ce l'avete? En mevi'in etzim min ha-sadeh afillu im hayu mechunasim sham miba'er. Lo Shulchan Aruch dice: non si prelevano legni dal sade, cioè dall'aperta campagna, anche se fosse stata già accatastata questa legna lì dalla vigilia. Ci stupisce questa psicà? No. È la psicà, secondo l'opinione di Shemuel e la Gemara, per cui Mevim e Zim è la Mina Mechunasim Shemakatef. Qui stiamo parlando di Sadè, e in linea con l'opinione di Shemuel ci dice che dal Sadè non si può prendere neanche la legna che è Mechunas. Giusto? Vi ricordate? E infatti la nota Yud Aleph della Mishnah Berurah che trovate fra le parole Hayu e Mechunasim ci dice Min lashon ze Mashma da afilu e chinami ba'er basur, siamo a metà della colonna di sinistra della Mishnah Berurah, centro pagina, ce l'avete? Millashon ze mashma da afilu e chinami ba'er basur. Da come è scritto qui, nello Shulchan Aruch, dice la Mishnah Berurah, ci fa sentire che anche se sono state predisposte dalla vigilia, cioè quello che noi chiamiamo mechunas, è proibito. Veta'ama efshar, dice. È possibile che la ragione sia Mishum dehave uvda dechol lelech la sade lehavi etzim leveito. Ci dà qui una bellissima spiegazione dell'opinione di Shmuel nella Gemara. Perché? Perché rientra in un'operazione tipicamente feriale. Vi ricordate che abbiamo parlato di uvda dechol a proposito del trasporto delle bottiglie? Recarsi in aperta campagna per procurarsi la legna da portarsi a casa. Ci vuole sia il Nehunas che il Carpè, sia l'accatastamento preventivo che il terreno recintato. Andare in aperta campagna è Uda Dechol. Perché? Perché c'è un problema di Mukze, diciamo. Questo probabilmente riflette l'opinione di la città di Rashi e delle Tosafot. Guardate cosa scrive adesso la Mishnah Berurah, e così facciamo un ripasso diciamo delle Shitot. Veyesh Mefareshim Mishum de Michlaf bin Fusar. C'è però chi interpreta la cosa in modo diverso, e cioè perché in aperta campagna c'è il rischio di scambiare la legna accatastata con la legna sparpagliata. Un Fusar e la legna sparpagliata Asur Mishum de Mechzekim Gabev Lezorech Nahal. Vehave che me'ammer. Qui siamo dentro la città del Ram in pieno, e la legna sparpagliata è proibita perché dà l'impressione di essere megabev, che è in sostanza me'ammer. Megabev, attenzione, le zorech machar. Uno che va a raccogliere la legna sparpagliata, compie un'azione che se la facesse per più giorni, per l'indomani, ricadrebbe in una melachà.
E siccome chi raccoglie la legna dà l'impressione di farlo per più giorni, si arriva a proibire persino la legna già accatastata sin tanto che è nel sadè, e permettere soltanto la legna accatastata dentro il carpef. Queste due condizioni nella città di Rashi e del Tosavot ci allontanano dal Uvda Dechol e dal Mukze. Secondo la città del Ran ci allontanano dal Nir'e Kime'amer, da dare l'impressione di formare covori, come dicevamo. Umitanze afilu birshut ha'yachid asur lelaketan keshem mefuzarin uchdil kabei. E secondo questa seconda opinione è proibito raccoglierli appunto anche birshut ha'yachid, cioè anche dentro il chazer, non solo dentro, anche dentro il chazer, se sono mefuzarin. In pratica, come dirà poi lo Shulchan Aruch subito dopo, in pratica si avvalora, secondo l'opinione di Shemuel e Gemara, che ci vogliono tutte e due le condizioni. Deve essere Karpet o Chazer, naturalmente, tanto più, e deve essere Mechunas. È chiaro? Infatti, cosa dice subito dopo? Torniamo lo Shulchan Aruch all'ultima riga. Aval megaber hu basade mishel lefanav vechen behatzer lokeach mil lefanav. Lo Shulchan Aruch lascia aperta un'altra possibilità, quella di raccogliere la legna anche in aperta campagna, purché prenda i legni che si trovano esattamente davanti a lui, il minimo indispensabile, e non raccatti la legna in giro. Haino samuch limkom bishul kderato. Cosa si intende più esattamente per bimishe lefanav? Vicino al posto in cui sta cucinando. Perché? Esclude tutti i problemi. Dello have uvda dechol. Non è considerato un'operazione faticosa. Ve città di Rashi delle Tosafot, ve gam la tama sheni ha'anal gam ken share. E anche secondo la seconda linea interpretativa, quella del Ran, è permesso, perché dikderato mochachat alav she'eno megabev letzorech machar. Qual è tutto il rischio connesso con l'operazione dell'imur, la sensazione dell'imur? Che uno possa dare l'impressione di raccogliere per più giorni, ma se questo sta raccogliendo la legna nel posto in cui ne ha bisogno per cucinarla, è evidente che lo sta facendo per uso immediato e non per il giorno successivo. E quindi anche se, si supera anche il problema di dire Ekim Amer, secondo la città del Ra. Vedat Maharshal e Abach Ushare Acharonim le esor le gaber basade afilu beofenze. Arrivano poi però il Maharshal e il Bach e altri acharonim che proibiscono di compiere qualsiasi operazione del genere nel sade, fuori dal campo, perché comunque mechzek il gaber bimkom gidulo, perché c'è un altro rischio, quello che uno pensi che tu stia raccogliendo la legna nel punto, nel posto in cui è cresciuta. Dove cresce la legna normalmente? Nel sade, nell'aperta campagna, che vance un massade, dechayam mishum me'amer. E in questo caso, se la legna fosse veramente cresciuta nel posto in cui tu la raccogli, anche se già staccata dal terreno ovviamente, chayam mishum me'amer, incorri nella melachah di me'amer vera e propria. In pratica, questa opinione della Shulchan Aruch, per cui megaber hu massade mishelefana, da molti acharonim è accantonata. Si torna alla lettera dell'opinione di Shemuel nella Gemara, per cui si prende soltanto ciò che è mechunas bakarpef, dal sadè non si prende niente. È chiaro? Pagina successiva. Umvi'im me'amechunasim shel birshut ha'yachid va'afilu aita metmukefet shelo leshem dira. Qui si arriva al problema di Rabbi Yehuda Rabbi Yossi. Cosa dice lo Shulchan Aruch? Fate attenzione, lo Shulchan Aruch dice si può procurare la legna me'am chunasim, da ciò che è già stato accatastato, questo lo sappiamo già,
se vissuta Yahid nel Hazer va fino ai Tabul Kefet, se non lo sentirà, anche se non è un vero e proprio Hazer tradotto nel termine della Mishnah, ma è un Karpef. Il Hazer è Mukav Leshem Dira, cioè recitato a scopo abitativo, mentre il Karpef è recitato non a scopo abitativo. Basta che sia recitato, dice lo Shulchan Aruch, e basta che sia Mechunas. Fin qui è una ripetizione dell'opinione di Shemuel della Gemara. Attenzione, Uvilvad Sheyeva Misgeret, purché ci sia un Misgeret. Misgeret è sinonimo di Potachat. Vedie Betoch Techum Shabbat. Ve'im chiser achat mikol elu harehen mukze. Come intendete voi questa frase dello Shulchan Aruch? Se ne manca una. Uvilvad sheiye ba misgeret betiye betoch techum Shabbat. Purché ci sia un misgeret o potachat, che dir si voglia, e sia dentro il techum Shabbat. E se manca una di queste due, è considerata mukze e non si può più prendere. Un po' diverso. Cioè? Cioè non è quale male. Opinione della Gemara vi conoscete in queste parole dello Shulchan Aruch? Questa è la mia domanda. Se si parla di mukze sarà quella che lasci tosto. È chiaramente Rabbi Yossi. La mia domanda è di quale Rabbi Yossi si tratta. Perché Rabbi Yossi, te lo dico io perché Rabbi Yossi, e questo è in linea con, con Rabbi Yirmia, la questione della Gemara, perché è scritto Uvilvad Sheyeva Misgeret, mentre Rabbi Yehuda richiede soltanto Samuch, Samuch Lair. Qui invece dice Uvilvad Sheyeva Misgeret Vetiye Betoch Techum Shabbat. È chiaramente Rabbi Yossi. La mia domanda è quale Rabbi Yossi? Secondo me non è nessuno di tre di Rabbi Yossi come ho detto prima. Abbiamo ipotizzato che Rabbi Yossi possa aver detto due cose. Secondo una ipotesi, Rabbi Yossi richiede comunque la Misgeret. Secondo l'altra opinione, a Rabbi Yossi basta una delle due condizioni, quale che sia, non necessariamente la Misgeret, purché se non c'è Misgeret sia Samuch Lair. Quale di due Rabbi Yossi vi conoscete in queste parole dello Shulchan Aruch? Un certo che lui dice che vuole la Misgeret, però deve essere la Misgeret e net Chum Shabbat, quindi è una, sono tutte e due le situazioni, ma secondo me non è, sta andando oltre a quello che abbiamo detto prima. Ma qua sta parlando di un Karpef che non è un Karpef. Lui sta dicendo, sta parlando di un Karpef che non è attaccato alla città, perché qua parla di qualsiasi Chum Shabbat a questo punto. No, questa è la discussione della Gemara che abbiamo visto prima. La deve essere la Potachat e dentro il Tchum HaShabbat, tutte e due le cose. Addirittura. Ma il Tchum HaShabbat era fuori luogo. Non tutte e due le cose, perché lo Shulchan Aruch poi dice Ve'im chiser achat mikol elu al en mukze. Se manca una delle due è mukze, vuol dire che... Vuol dire che però, certamente Rabbi Yossi non richiede tutte e due le cose. La mia domanda è: ma c'è, è qui il Shulchan Aruch passa secondo il Rabbi Yossi che richiede per forza la Misgeret, o secondo il Rabbi Yossi che richiede solo una delle due, quale che sia? La mia domanda era sul Hanaruch, Pasca effettivamente secondo Rabbi Yirmia che dice Alaha che Rabbi Yossi le Hakel, il che significa evidentemente che ne basterebbe una delle due,
o secondo l'altro Rabbi Yossi, il quale richiede comunque il Misgeret. E se non c'è Misgeret, non va bene neppure Samuklaim. A questo lui apparirà, io sono un po' in difficoltà perché devo dire che mi trae in inganno. Il mio argomento comunque. Mi trae in inganno il fatto di quel va, quel ve, perché dice il va c'è tie ba, misgeret ve tie betortu et chuma shabbat. È come se mi dicessero tu hai bisogno di tutte e due le cose, quindi in realtà sono allo stesso livello, non è importante tanto la misgeret o quell'altro. Il misgeret e il chuma shabbat sono messi sullo stesso livello. Ottima, cerco di risponderti, okay? Siamo veramente abbastanza intricato. Che Rabbi Yossi, anche secondo Shulchan Aruch, non richieda tutte e due le cose, è comunque chiarito dalla frase successiva, vuol dire che se ce n'è una va bene, vuol dire che non le richiede tutte e due. A questo punto la domanda che giustissimamente tu poni è: qual è la funzione di quel vetiye betort chum shabbat? Come se noi potessimo pensare che si può anche andare oltre il Tehum Shabbat, cosa assurda, che non si può comunque andare oltre il Tehum Shabbat. Cioè il Vetiye Betoch Tehum Shabbat è una facilitazione, non è un ulteriore rigore. Il Vetiye Betoch Tehum Shabbat ci fa sentire che non è necessario che sia Samuch La'ir una volta che ci sia il Misgeret. Guardate la Mishnah Berurah alla voce Tetvav. Un mashma, ci siete? Siamo alla quarta riga della Mishnah Berurah nella pagina. Un mashma da afilu besamuch la'ir name tzarich misgeret. La Mishnah Berurah intende lo Shulchan Aruch nel senso che non è vero che il Rabbi Yossi tartele a Kel Kama. Siamo qui nella lettura di Rabbi Yossi che richiede comunque il Misgeret, e se non c'è il Misgeret non considera Kapet neppure Saruch Laio. Non possiamo dire Alaha che Rabbi Yossi le Akel. L'impressione mia è che qui lo Shulchan Aruch non paschi secondo Rabbi Yossi. Perché? Perché c'è un caso in cui Rabbi Yossi Mahmir. Qual è il caso in cui Rabbi Yossi Mahmir? In tutti quei casi in cui non c'è Misgere, anche se è Samuch La'ir. Per lui non è Kaper questo. Attenzione, non fermiamoci qui. Guardate cosa scrive la Mishnah Berurah di seguito. Veharbe poskim cholkim al ze. Ci sono molti poskim posteriori al Shulchan Aruch che non sono d'accordo con la psicata del Shulchan Aruch. Ul didu, e secondo loro, kol she'u samuch la'ir betoch shim'im amar shiraim lo ba'en al misgeret. Fintanto che il terreno è samuch la'ir nel senso del Rosh, del Rashba e del Ran, 70 amot e 2 terzi, non c'è bisogno di Misgeret. Ve'echi ba'enan Misgeret? In quali casi c'è bisogno del Misgeret? Mishir'im amma ve'elach ad toch ad techum she'u alpaim amma. Oltre ai 70 amot e 2 terzi, per tutto il resto del techum Shabbat sì che c'è bisogno del Misgeret. Ve'chen alacha. E così è la alacha. Firmato Achronim. Gli Achronim sono i decisori posteriori allo Shulchan Aruch. Signori miei, in realtà nella psicata halakha su questo argomento c'è una machloket fra lo Shulchan Aruch e gli achronim rappresentati dalla Mishnah Berurah. Per lo Shulchan Aruch, secondo tutti halakha che Rabbi Yossi, però lo Shulchan Aruch intende un Rabbi Yossi diverso. Gli Achronim intendono un Rabbi Yossi diverso da lo Shulchan Aruch. Secondo lo Shulchan Aruch è il Rabbi Yossi che vuole comunque il Misgeret o Potachat che dir si voglia. E quindi se non c'è Potachat, non considera Kapef neppure quello che è Samuch La'ir.
Secondo gli Aharonim, questi sì che pascano come la Bimia, la Hake, Rabbi Yossi, le Akel, per cui basta solo una di queste due condizioni. È chiaro? Non abbiamo finito. Permetti di dirmi che questa è una cosa che sembra riflettere un'evoluzione storica del nostro popolo. Cioè? Beh, insomma, in Spagna stavano molto più nelle città, dopo molto poco nelle città. No? Cioè, secondo te, non ci avevo pensato, c'è una questione di configurazione anche sociologica. Certo, insomma, alla fine in Spagna il problema del KPFDL non c'è neanche, successivamente, anzi, cioè, soprattutto. Sai dal, vi lascio andare a dormire. Alei Kanim va Alei Fanim, il caso famoso, sì. Non si parla più dei legni, ma si torna a parlare delle foglie. Av al Pishem Mechunasim Bakapef, anche se sono Mechunasim già concentrati dentro il Kapef, che van Shearuach Mefazeret Otan Areb Infusarim. Dal momento che il vento li sparpaglia di nuovo, sono considerati come mai concentrati, come se fossero sempre stati sparpagliati, va assurim, e sono proibiti. Veiminiach alehem kli kaved, se però ha messo su di essi un recipiente pesante me'erev yom tov, dalla vigilia della festa, are elu muhalim, sono considerati muhalim. Questo uso del termine mukze e muhan, che è il suo contrario nel Shulchan Aruch, ci fa capire che lo Shulchan Aruch propenderebbe per la città di Rashi e Tosafot. Però la Mishnah Berurah ci tiene sempre a spiegare lo Shulchan Aruch anche secondo la città del Ran. Guardate a questo proposito cosa scrive lo Shulchan Aruch, la Mishnah Berurah alla lettera Kaf. La Mishnah Berurah dice qui la stessa cosa che io ho detto in conclusione della mia ultima lezione. Che differenza c'è tra la città di Rashi e Tosafot da un lato e quella del Ran per quanto riguarda gli Alei Kanim e Alei Fani? Guardate cosa scrive la Mishnah Berurah. Hare Elu Muhanim Va'avilu Metza'an Beyom Tom Mefuzarin Mutarim. Anche se li ha trovati di Yom Tom sparpagliati, dal momento che all'inizio di Yom Tov era stato messo su di essi un kli kaved, se qualcuno durante Yom Tov ha tolto questo kli, è arrivato il vento e li ha sparpagliati, dal punto di vista del din di Mukze, città di Rashi e Tosafot, mutarin, sono permessi perché shekvar uchnu me'etmol, perché sono già stati resi disponibili dal giorno prima. E la regola è che è mukze lechazion. Il mukze si instaura all'inizio della festa. Se si instaura all'inizio della festa rimane per tutta la festa anche se cambiano le condizioni. Se non si è instaurato all'inizio della festa non si instaura più per tutta la festa neppure se le condizioni peggiorano. Vecholze katavnu. E tutto ciò abbiamo scritto, dice la Mishnah Berurah, le mandim faresh alacha zo mishumut. Secondo la linea interpretativa di chi intende questa alacha legata al motivo di mukze, chi è? Rashi e Tosafot. Ul mandim faresh alacha zo mishum imur. Mentre secondo colui che spiega questa alacha non motivandola col mukze, ma motivandola con il divieto di raccogliere i mur, e chi è costui? Il Ran. Ta'amad Reisha, la motivazione della prima parte, Vechaishinan Shema Besha'ash Yavoli Kachotam Yifazarem Aruach Veyavoli Laketam Veyachad, che si teme che possa venire il vento e a sparpagliarli e a raccoglierli di nuovo. Uchshemunach alehem kli kaved leka lemechash leache veshare, ma quando ci mette sopra un kli kaved, un recipiente pesante, non c'è più da avere questo timore, quindi è permesso. Ulfise perciò
il mazzao tal Fusalin, se poi li trova durante gli ontop sparpagliati perché qualcuno ha tolto il recipiente dopo che era stato messo, Asurin Belakta, non si possono più raccogliere. Vi ricordate che avevo concluso la mia lezione scorsa con questa considerazione. Ecco la differenza pratica tra la città di Rashi e Tosafot da un lato e la città del Ran dall'altro. Qual è il caso? Il caso in cui, dopo aver messo il recipiente kaved pesante sulle foglie per evitare che tornino a sparpagliarsi, qualcuno di Yom Tov lo toglie. Se diciamo che il motivo di tutto il problema è il mukze, è irrilevante. Non, dato che al momento dell'inizio della festa il kli c'era al suo posto, il mukze non si instaura più. E quindi, anche dopo che il kli è stato tolto, queste foglie io le posso prendere. Se invece interpretiamo tutto quanto secondo la città del Ran, per cui il problema non è il isur hefza del mukze legato all'oggetto, ma è un divieto isur gavra legato al soggetto, all'uomo, che non può compiere l'azione di raccogliere le foglie, una volta che in questo caso il che lì è stato tolto e le foglie si sono sparpagliate, che cosa me ne importa che ci fosse stato il kelì regolarmente all'inizio della festa? L'azione torna ad accendersi e quindi il divieto. Per cui in questo caso, se noi interpretiamo la Mishnah secondo Rashi e Tosafot, le foglie si possono prendere, se le interpretiamo secondo il Rashi, le foglie non si possono prendere. Cosa hai detto? Vuoi dire che sono io che ho tolto il kelì? Mi raccomando, quando andate a casa, fino a Rosh Hashanah c'è tempo, adesso non c'è più, non ci sono più di notte fino a Rosh Hashanah, mi raccomando, quando raccogliete le foglie metteteci un clì sopra dal giorno prima e sinceratevi che non venga il gatto a spostarlo, perché sennò entrate nella difficile disquisizione se seguire Rashi e Tosfot le Hakel o le Esor o il Ran. Non Rashi e Tosafot le Hakel, cioè le Atir o il Ran le Esor. Le finiamo già da Zecca. Signore, abbiamo sviscerato l'argomento abbastanza notevolmente, credo. Grazie a tutti.